sì. E la prima della serata. Abbiamo bevuto prima, abbiamo bevuto anche il vino al cielo. Dopo Rodolfo. Bevi, patrono. Poi dopo devo guidare, per cui niente. Allora, cominciamo subito, vabbè. Niente, faremo un discorso completamente diverso. Identikit. Siccome questo, va bene, è un thriller, va bene, questo. Thriller. Madonna, l'American Thriller. No, come l'hai pronunciato? Vabbè, quindi... Ho capito. Dai, okay. Un giro altrimenti, signore. A questo punto, va bene, questo è un identikit. Chi è? Vabbè, perché in questo momento, in realtà, questo ritratto è un identikit. Perché per fino a questo momento... Se io non li tentavo di dargli un'identità da 400 anni, questo è un ritratto di uno sconosciuto. Si dice che sia un nordico, va bene, sicuramente un bell'uomo, sicuramente molto alto. Alcuni critici d'arte hanno ipotizzato che sia sicuramente una persona alta almeno 1,80 m, 5,90 m. E va bene, probabilmente un uomo di alta condizione sociale. Perché? Perché uno è vestito di nero, in quell'epoca 1500 nero, soprattutto il nero di grande qualità era riservato ai nobili, ai grandi appartenenti alla corte, o principi, o duchi, eccetera, e porta al collo una collana d'oro che normalmente era un dono di regnanti. Bene. Questo identikit, io partendo da questo ritratto che poi è stato dipinto da Tiziano, che è un grandissimo ritratto, famosissimo, che alla Galleria Palatina di Firenze si chiama L'uomo dagli occhi glau, come titolo del libro, un ritratto di giovane inglese, e sono andata a cercare una storia, gliel'ho girata intorno e gliel'ho inventata. Bene, ho inventato una storia che ho inserito in un romanzo thriller, un romanzo storico ambientato nel 1500. Ho trovato un personaggio molto importante alla corte inglese che più o meno si poteva adattare, anzi si poteva sicuramente adattare a questo ritratto, e gli ho regalato la sua identità. Per cui questo personaggio nella parte del libro che viene in Inghilterra è questo grandissimo personaggio inglese, famosissimo della corte della regina Elisabetta. Per la parte che si svolge e che è poi la grande parte del libro in Italia, beh, me la sono inventata. Però l'ho inventata in una cornice plausibile, in un'epoca e un mondo plausibile, spostandolo, e proprio per, con questa incertezza, con questo dubbio sulla personalità, eccetera, ambientando la maggior parte del libro nel carnevale, perché è un uomo in maschera. E il tuo libro c'è anche, quindi potete leggere L'uomo degli occhi glauchi. E un altro, identikit. No, ma sempre pornografia però, cioè, Patrizia, cioè, sulle minorenne.